quando poi invece Zema voleva solo praticamente stimolare De Rossi, perché probabilmente secondo Zema quella squadra poteva veramente fare moltissimo. Quindi ecco, giusto poi quando manca la fine del primo tempo? No, il primo tempo, allora la nostra trasmissione si sviluppa in due tempi più la zona Cesarini. Primo tempo, il primo tempo è sempre una partita che, con cui si gioca tatticamente, di studio. Allora noi non giochiamo tatticamente, noi parliamo in maniera molto esplicita, in maniera chiara, con onestà sportiva e intellettuale. Tu parlavi di tifosi, ci sono tanti argomenti da trattare, doping in tutti i sensi. Possiamo anche concludere questo primo tempo con una piccola riflessione. Le scelte di Zeman sono sempre state fatte con coraggio, ma la Roma credo che aveva un portiere che ha fatto parecchie papere, quindi è stato penalizzato con tante partite. Però bisogna anche avere coraggio per far crescere i giovani, per far integrare gli stranieri, per fare un calcio pulito di attacco. Salutiamo i nostri amici, i nostri telespettatori, e ci andiamo a fare un break. Inizia il secondo tempo, benvenuti, daremo spazio ai collegamenti esterni, c'è il direttore responsabile del gruppo Zemaniano, Emilio Di Fabio, che è qui con noi telefonicamente. Ciao a tutti, sì, sono Emilio Di Fabio Zeman.com. Brevemente presentiamo questo gruppo. Che cos'è il gruppo Zeman? È un pensatoio, un laboratorio culturale popolare ispirato al modello zemaniano. Ecco, ci ispiriamo a Mr. Zeman, quindi lavoro, 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 meritocrazia, vogliamo divertirci comunque con passione. Come pensatoio vogliamo dare spazio a tutti, anche a chi non la pensa come noi. Discutiamo nel nostro gruppo su Facebook di calcio, ma non solo, confrontando le nostre idee, cercando sempre di rispettarle. Ovviamente, come laboratorio culturale popolare, ci proponiamo di far emergere i talenti nascosti, quindi giovani calciatori, giovani allenatori, artisti, eccetera, che si fanno veramente il mazzo nella vita di tutti i giorni, che cercano di migliorarsi e migliorare anche questo paese, senza programmi, senza cercare scorciatoie, corsi preferenziali, facendo i cosiddetti gradoni. La passione appunto che diventa poi competenza. Cosa dire, non voglio rubare troppo tempo, vi ringrazio tanto di questo spazio. Nel nostro gruppo ci sono veramente tante persone che hanno una grandissima competenza, non voglio nominare insomma tutti per non far poi torto magari chi posso dimenticare. La nostra voglia comunque è quella di crescere e di portare sempre più persone a mostrarsi, a far uscire quello che hanno. Emilio, sono Gigione Maresca, ti volevo fare una domanda. Ciao. Cosa pensi del prossimo campionato e un po' sulle possibilità dei giovani emergenti, visto che Zeman va a scegliere sempre dei ragazzi, degli sconosciuti? Sì, la nostra speranza, ovviamente seguiremo chiaro il Cagliari di Zeman, come seguiremo anche altri allenatori che ci piacciono, tra cui Drago, Klopp, tra cui diciamo i famosi. Giovani talenti ce ne sono, siamo anche un po' scaramantici, non ci vogliamo, non vogliamo citare ancora nessuno. Partiamo con la speranza ovviamente che il maestro tiri fuori al cilindro qualche magia, anche se un po' in effetti siamo anche dispiaciuti perché purtroppo deve sempre ripartire da zero. Non ci fa totalmente contenti, ecco. Vabbè, ti ringraziamo, un attimo di passo Salvatore per le conclusioni e le riflessioni. Solo un saluto, caro Emilio, buon lavoro e ci sentiamo più tardi. Grazie. Ciao direttore, ciao.
questo intervento di Emilio Di Fabio ci fa fare delle riflessioni sul calcio italiano a 360 gradi, come diceva Sassi, crisi tecnica, laboratori di approfondimenti, come diceva il direttore Emilio Di Fabio. E c'è anche un problema, Sassi, Pantaleo Corvino parlava su un'intervista a 360 gradi a Corriere dello Sport che le squadre minori, quindi le squadre dei giovanissimi e delle squadre professionistiche comunque vengono inserite nell'organizzazione della Lega Nazionale Dilettanti. Adesso c'è un problema ai vertici, questo duello Tavecchio e Albertini, con una spaccatura delle società per l'appoggio di un ex calciatore come Demetrio Albertini, ben visto da alcune società, e un progetto vecchio. Io parlo di calcio già vecchio, già visto, con Tavecchio che ha fatto anche delle dichiarazioni con grosse polemiche, a rischio. Il calcio purtroppo vive anche di problematiche fuori dallo stadio, e quindi ben venga il maestro Zeman e tanti altri allenatori che puntano sui giovani, visto che c'è anche una crisi finanziaria, le società vanno alla ricerca di nuovi sponsor, nuove possibilità di guadagni, introiti, e tutti vendono a termine, vendono con le compartecipazioni. E quindi Sassi, un tuo intervento, cosa vogliamo dire anche del poi di quello che ci sta a cuore, il calcio Napoli, che ancora si muove poco e ha fatto pochi acquisti mirati e in procinto di acquistare un centrocampista non ancora ufficializzato. Si parla di Fellaini, ma ancora non sembra un acquisto sicuro. No, un attimo, anche se onestamente la vicenda Tavecchio, ma devo dire la verità anche Albertini, a me non mi entusiasma in nessuna maniera. Io vedo Tavecchio, probabilmente sarebbe stato un ottimo presidente 20 anni fa, 25 anni fa. Albertini, che ho stimato, ho seguito la sua carriera di campione, di fuoriclasse autentico, un calciatore per me straordinario, un centrocampista che aveva tutto, tiro, visione di gioco, però a me mi sembra più vecchio di Albertini, quindi è più vecchio di Tavecchio. Quindi voglio dire, veramente, onestamente, lo dico con molta, come tu prima dicevi all'inizio, onestà intellettuale, non riesco, a me non mi entusiasmano in nessuna maniera, vedo tutta politichese, vedo tutte cose. Io penso che, veramente, ripeto, io sono di natura ottimista, la vedo proprio dura, quindi non voglio discutere per ora, non voglio veramente, non riesco, mi viene solo una, ecco, mi sento solo in nausea, lo dico con moltissima, non ce la faccio proprio, quindi mi farebbe piacere, quindi lo dico, a me non piace Tavecchio, le cose che lui ha detto ti fanno proprio capire la lontananza da un mondo che non esiste, cioè praticamente è un personaggio che è praticamente arrogante, presuntuoso, cioè che è però al di fuori di tutto, cioè io quando vedi parlare Tavecchio, presente, capisci tutto il mondo, la burocrazia, perché è così macchinosa, noi perché siamo così rovinati, devastati, non solo nel calcio ma in tutto. Quindi Albertini vedo la politica non ce la faccio più, per me è insopportabile. Allora mi fai pensare a tante cose. La prima riflessione: poche donne nel mondo imprenditoriale del calcio. Ricordo che c'è la presidentessa Lanciano, due candidature discutibili, Albertini probabilmente appoggiato dalle squadre più forti che vorrebbero cambiare ma non cambiare, Tavecchio, che ho detto già vecchio, sarebbe proprio banale, non una battuta, ma un mondo, quello del dilettantismo, che non si è saputo rinnovare. Oggi è l'ultima dichiarazione di Tavecchio, che è stato trattato peggio dell'assassino di chi ha assassinato Kennedy, ma già anche questo, fare dei riferimenti
alla politica. Allora, il calcio deve cambiare, ci avete rotto il calcio, il calcio non pensando a cose del corpo umano, ma al giocattolo, alla bellezza, all'emozione, al valore proprio sportivo, della lealtà. C'è ancora un doping, c'è ancora chi viene preso con le mani nel sacco con la droga, c'è ancora il doping amministrativo e soprattutto nel calcio minore, nel calcio dilettantistico. Allora io, da sportivo, da chi ha praticato il calcio, da chi ha praticato l'atletica, da chi vuole vivere l'emozione davanti alla TV, davanti ai propri beniamini, stando seduto, negli stadi ancora non si riesce a vedere una partita in un posto assegnato, numerato, caro Sassi. In Inghilterra sono riusciti in poco tempo a frenare gli hooligans, in Italia ancora succedono violenze fuori dagli stadi per una partita amichevole Sampdoria in track Francoforte. Ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo, caro Sassi? Cari amici telespettatori, siamo qui per coinvolgervi in un progetto semplice, un progetto che si basa su valori. Sosteneteci, inviteremo imprenditori, amici, direttori sportivi, allenatori, anche calciatori, anche chi vive il calcio. Non è, il calcio non è solo speculazione finanziaria, guadagni o grandi ingaggi. Noi siamo qui a fare una trasmissione con poco, ci sosterranno degli amici. Edoardo è una TV tematica e vuole dare spazio al calcio giocato, a chi la domenica va a giocare a calcetto, chi gioca con gli amici, ma anche chi ha la voglia e la passione di andare con il figlio o con la moglie allo stadio. Non ci sono più le famiglie allo stadio perché si parla del personaggio Ballotelli che fa le bravate fuori dal calcio, si parla della politica, si parla di Tavecchio che parla delle banane. A noi non interessa, Sassi, non interessa che si vive il calcio con come si viveva una volta, la voglia di comprarsi con pochi soldi Super Santos, la voglia di andare sul campo in terra battuta, la voglia di seguire l'allenatore della squadra esordiente che ti dice: guarda, tu devi mantenere queste indicazioni nel campo. Non andare a vedere chi poi fa le polemiche per cose assurde dopo il dopo partita o chi fa il silenzio stampa, caro Sassi. Mettetevi in gioco, non c'è il terzo incomodo. Albertini, Tavecchio. Il calcio non è se esprimere il nuovo come dirigenti, dirigenti che hanno fatto il doping amministrativo passando. Ma ti ricordi Luciano che giocava nel Chievo, poi con l'Inter, non si sapeva di che nazionalità era, se era italiano, se aveva i nonni italiani. Ma di cosa parliamo? Parliamo di un calcio puro, vero. Allora mi fa pensare anche altre cose, altre riflessioni mi fanno pensare al silenzio di De Laurentiis. Io sono d'accordo con te, abbiamo discusso tante volte, De Laurentiis è un pioniere, teniamocelo stretto, uno che investe, che riesce a gestire una società che è dalla Serie C, che ha affrontato grosse difficoltà, abbiamo una squadra che parteciperà alla Champions. Allora, la riflessione qual è? La riflessione è semplice, ci vuole veramente un rinnovamento nel calcio, bisogna cambiare qualcosa. Si sono fatti i campionati, adesso un sorteggio, ci sarà un nuovo campionato nel 2014-2015 con gli stessi problemi, con gli stessi problemi di sempre. Non si parla più degli armi, ma si parla di dirigenti. C'è Paolo Bordino in collegamento con noi, con l'editoria. Amico di Sassi, ciao Paolo, sono Gigione Maresca, ci hanno rotto il calcio. Ciao a tutti cari amici di Edoardo TV, in modo particolare consentitemelo a Sassi Piedimonte che mi ha voluto fortemente qui. Una riflessione, Paolo, sul momento del calcio, sul momento di questo campionato che vive di problematiche dirigenziali, non si ha un candidato sicuro, crisi delle milanesi, cambiamenti al vertice dello Juventus, il Napoli in stand-by e le minori che cercano di vendere i pochi pezzi pregiati. La situazione
situazione abbastanza ingarbugliata, la tua sintesi ha descritto, pur mettendo un bel po' di carne a cuocere, un po' com'è la situazione del calcio attuale. C'è questa questione in Federcalcio che, se da un lato non la si riesce a dirimere, dall'altro è sintomo di una lotta di potere, magari fine a se stessa, che bene non può fare al calcio italiano. La frase di Tavecchio sul discorso di Opti Bobà e le banane, una frase ormai sulla bocca di tutti, strumentalizzata in parte da avversari che avrebbero voluto contrastare quel sistema di potere legato a Tavecchio, è sintomatica di un bel po' di cose. Allo stato attuale non si riesce a vedere una via d'uscita, non si riesce a vedere una via d'uscita dal punto di vista della politica federale, ma anche sotto l'aspetto tecnico. Le scorie del mondiale brasiliano le paghiamo ancora, è inutile che ci stiamo qui a raccontare stupidaggini. Il discorso è molto semplice, in realtà paghiamo ciò che è stato il nostro campionato negli ultimi anni. Un depauperamento tecnico ed economico che ormai sembra non essere in grado di arrestarsi e sembra non essere in grado di trovare una svolta. Le elezioni non gli sono servite a quanto pare fino a questo momento. Paolo, una piccola riflessione, così coinvolgiamo anche Sassi nel nostro discorso e con gli amici telespettatori. Volevo dirti questo: come mai le grandi squadre, diciamo le prime sei del campionato di calcio, non puntano sui giovani della Serie B? Vediamo che in Serie B ci sono tanti ragazzi che durante il campionato hanno voglia di mettersi in mostra e sono anche bravi tecnicamente, e si punta sempre sul calciatore straniero. Paradossalmente Tavecchio, esprimendosi in modo, se vogliamo definirlo così, barbaro, ha centrato il problema. Andiamo a prendere gli stranieri, non cresciamo i giovani dei vivai italiani, non puntiamo sulle minos, principalmente per un discorso di costi. Non essendo lungimiranti, non riuscendo a lavorare alla base, preferiamo in termini economici, in termini di conti di bottega, andare a prendere il ragazzino all'estero, magari a 2 lire, anziché crescere un ragazzo tramite le scuole calcio, con le strutture, con le risorse, formando i tecnici, si preferisce prendere strade più semplici, più immediate, ma meno redditizie. Si guarda il solito orizzonte che, diceva un famoso cantautore degli anni 70, si ferma al tetto. Ok, ti passo la parola a Sassi per concludere. La domanda che voglio fare a Paolo è ovviamente al Cagliari, il campionato che farà il Cagliari secondo te quest'anno, e ovviamente che cosa potrà portare di nuovo Zeman in Serie A? Che possa riscattare in qualche modo il calcio italiano. Il Cagliari ha puntato sui giovani in maniera decisa quest'anno, prelevando elementi per lo più dai campionati minori, dalla Serie B nella fattispecie. Solamente il tempo dirà se la scelta di Giulini, sappiamo tutti le vicende, nuova proprietà qui a Cagliari, subentrata a Cellino dopo 20 anni di regno incontrastato, solo il tempo dirà se questa scelta di puntare sui giovani sarà una scelta lungimirante o sarà una scelta dettata dalla contingenza o dalla mancanza di soldi. Paolo, il nostro programma si chiama Hashtag il Contropiede, è una rubrica creata da me anche sul web. Ci avete tutto il calcio. Per concludere, sarà un campionato più allegro, senza il Conte, senza l'effetto Conte, le polemiche, la crisi delle milanesi, o ci sarà qualche outsider, qualche squadra minore che potrà fare? Io credo che il campionato che ci apprestiamo a vivere, non so se sarà più allegro o più triste. Più allegro ne dubito seriamente. Certamente sarà un campionato, almeno se guardiamo verso l'alto, più equilibrato. L'addio di Conte alla Juventus ha determinato senz'altro alcuni squilibri all'interno della Juve stessa, ne possono approfittare molte formazioni che prima stavano nelle retrovie. Il Milan è ancora un po' in crisi, la Roma, se non è quest'anno, quando sarà?
Il Napoli vive un momento di maretta all'interno dello spogliatoio. L'Inter, paradossalmente, l'Inter di Mazzarri si sta un attimo compattando. Sinceramente, se devo fare un pronostico del campionato, in questo momento dico Roma. Perché se riesce ad andare, seguendo la scia dello scorso anno, la formazione di Garcia, potrà togliersi parecchie soddisfazioni. Ok Paolo, ti... dobbiamo considerare il valore dell'organico in sé per sé. La Juventus, nonostante tutto, è ancora la più forte, almeno in Italia. In Europa sappiamo benissimo, ci vuole altro ed è purtroppo un altro discorso. Ok Paolo, ti ringraziamo molto. Queste riflessioni circa la competizione per il prossimo campionato, e saremo attenti a seguire anche quello che è la tua attività di giornalista sportivo. E un saluto a tutti gli amici e telespettatori di Edoardo. Sicuramente. Va bene, grazie molto. Ciao. Grazie a tutti gli amici di Edoardo. Grazie, ciao. Cari amici, noi con queste riflessioni vogliamo dare uno spunto a tutti, a quelli che vogliono fare le domande, a quelli che vogliono mettersi in contatto con noi di Astar Contropiede. Daremo un account, daremo spazio su Facebook. Sassi, che è direttore editoriale di Edoardo, avrà la possibilità di darvi tutte le informazioni per contattarci sul web, in TV e su Facebook, per creare un dialogo, commenti e fare le riflessioni giuste, senza quello scontro. Una sana competizione, cari amici, proseguiamo la nostra trasmissione dopo tutti questi collegamenti.